ritengo strategica per quanto riguarda la nostra visione di come deve essere incarnato lo sport e il calcio per il futuro. Dico finalmente, dopo una settimana di calcio vissuto in maniera più che agonistica da parte mia e di tutti i miei collaboratori, finalmente oggi parliamo di qualcosa di bello. Essere qui con questi pionieri del nuovo corso, di quella che dovrebbe essere poi la vera attività sportiva basata sulla sana competizione, sulla voglia di lavorare per uno sport che qualifichi la persona al di là di tutto, al di là del risultato, al di là di quello che tra virgolette può essere il business collegato. Queste sono cose, sono valori che purtroppo si sono persi anche con quello che è stato il progresso economico di tutta la nostra nazione. Spero che questo inizio qui da Bari coincida con un vero percorso di crescita a livello nazionale, di introduzione a livello nazionale, sensibilizzazione di tutti gli altri miei colleghi, gli altri colleghi di squadre agonistiche ai vari livelli, perché ovviamente il nostro ruolo, essendo noi sotto i riflettori per la giusta dimensione che abbiamo all'interno del panorama nazionale, siamo dei catalizzatori di interessi su manifestazioni e attività che altrimenti non avrebbero una cassa di risonanza che meritano, penso, più delle squadre agonistiche per le quali tutti quanti tifiamo e ogni sabato o domenica che sia. Io vi ho scritto una lettera che è indirizzata soprattutto ai ragazzi in questo caso. Ve la leggo perché per me l'emozione è sempre tantissima quando sono qua. Illustre Presidente Gian Caspro, cari Presidente Tisci e cara Serafina del CSI e carissima Stefania Delia, nonché Fabio Foglianese. Abbiate cura, come state facendo, dei ragazzi del Bari Special. Cari ragazzi, volevo dire calciatori. Anche voi dovrete avere cura del gioco del calcio. Allenatevi con passione, sempre, con la pioggia e con il sole. Aiutate il compagno e a casa fatevi spiegare le decisioni dell'arbitro. Ma davanti alla sua maglia e davanti alle sue decisioni, porgete un silenzio e un sorriso. Litigate in campo, fa bene litigare, ma nello spogliatoio ricordatevi che siete una squadra, degli amici che crescono. Presidente Gian Caspro, Presidente Tisci, avete regalato alla città di Bari un raggio di sole. Il lato gentiluomo del mondo del calcio. Sono profondamente orgogliosa, emozionata e sto tremando, questo aggiungo io, per questo risultato. Grazie a Stefania, perché Stefania è una volontaria, è una mamma, ed è una persona che ci ha messo l'anima per arrivare a questo risultato. Grazie a tutti voi che siete qua, e a noi ora tocca la responsabilità di portare avanti la ricerca medica e scientifica, affinché tutto questo possa crescere ed accogliere questi ragazzi in una normalità che meritano, come dice la nostra splendida Costituzione. Grazie Presidente.